Mi rassicurò una volta di più su Robinson. Andava proprio meglio. E perfino lo specialista degli occhi pensava che presto ci vedrebbe abbastanza da andare da solo per la strada. Ci aveva anche già provato. Tutto quello era buon segno. La vecchia in Ruil, da parte sua, si dichiarava contentissima della grotta. Faceva affari e risparmiava. Un solo inconveniente. Nella casa in cui stavano, le cimici impedivano a tutti di dormire, soprattutto le notti di brutto tempo. Allora bruciavano dello zolfo. Sembrava che Robinson parlasse spesso di me, e anche bene. Arrivammo di palo in frasca alla storia e alle circostanze del matrimonio. Sta di fatto che con tutto quello non avevo ancora chiesto il suo nome. Madelon si chiamava lei. Era nata durante la guerra. Un progetto matrimoniale, dopo tutto, mi sarebbe andato bene. Madelon era un nome facile da ricordare. Certo che lo doveva sapere quel che faceva sposando Robinson. Insomma, lui, a dispetto dei miglioramenti, sarebbe stato sempre un invalido. E ancora lei credeva che lui aveva solo gli occhi di scassato, ma ci aveva i nervi malati, e il morale, poi, e il resto. Stavo quasi per dirglielo, per metterla in guardia. Le conversazioni sui matrimoni, io non ho mai saputo come indirizzarle, né come uscirne. Per cambiare discorso, ho mostrato un grande interesse improvviso per le cose della grotta e visto che venivo da molto lontano per vederla, la grotta, era il momento di occuparmene. Con la lanternina, Madelon e me, allora li abbiamo fatti uscire all'ombra, i cadaveri, uno per uno. Ce n'era di che dare a pensare ai turisti. Incollati al muro come dei fucilati erano sti vecchi morti. Niente più pelle né ossa né vestiti avevano quelli. Solo un po' di tutto questo insieme. Tutti unti e bisunti e con dei buchi dappertutto. Il tempo che gli stava sulla pelle da tanti secoli non li mollava mai. Gli portava via ancora dei pezzi di faccia qua e là, il tempo. Ingrandiva tutti i buchi e gli trovava ancora dei lunghi brandelli d'epidermide che la morte aveva dimenticato tra le cartilagini. Il ventre gli s'era del tutto svuotato, ma questo gli faceva adesso come una piccola nicchia d'ombra al posto dell'ombelico. Madelon mi ha spiegato che in un cimitero di Carciviva avevano aspettato più di 500 anni i morti per arrivare a quel punto lì. Non si sarebbe potuto dire che erano dei cadaveri. Il tempo dei cadaveri era proprio finito per loro. Erano arrivati ai confini della polvere, in tutta tranquillità. Ce n'erano in quella grotta di grandi e piccoli, 26 in tutto, che non domandavano di meglio che entrare nell'eternità. Non li lasciavano ancora. Donne con dei berretti appollaiati in cima agli scheletri, un gobbo, un gigante e persino un bebè finito nel mucchio, pure lui, con una specie di bavaglio di pizzo intorno al minuscolo collo rinsecchito, niente meno, e un pezzo di corredino. Guadagnava un bel po' di soldi la vecchia Enruil con quegli avanzi dei secoli. Quando penso che lei l'avevo conosciuta lei, quasi identica a quei fantasmi. Così siamo ripassati lentamente davanti a tutti quelli con Madelon. Una per una, la loro specie di testa è venuta a zittirsi nel cerchio crudo della lampada. Non è affatto la notte che hanno in fondo alle orbite. È quasi ancora uno sguardo, ma più dolce, come ce l'hanno quelli che sanno. Quello che dà fastidio è piuttosto il loro odore di polvere, che ti si attacca alla punta del naso. La vecchia Enruil non si perdeva una visita con i turisti. Lei li faceva lavorare i morti come in un circo. 100 franchi al giorno le fruttavano nel pieno della bella stagione. Vero che hanno l'aria triste? Mi chiedeva Madelon. Era una domanda di rito.
La morte non le diceva niente a quella cocchina. Era nata durante la guerra, tempo di morte leggera. Io lo sapevo bene come si muore. Ho imparato. Fa soffrire moltissimo. Si può raccontare ai turisti che quei morti sono contenti. Hanno niente da ridire. La vecchia Ruil gli batteva persino sul ventre quando gli restava abbastanza pergamena sopra e sta cosa faceva boom boom, ma non è nemmeno una prova che va tutto bene. Finalmente siamo tornati ai nostri affari con Madeleine. Era dunque proprio vero che andava meglio, Robinson. Non chiedevo di più. Lei sembrava tenerci al suo matrimonio, amichetta. Doveva annoiarsi forte a Tolosa. Erano rare le occasioni di trovare uno che aveva già viaggiato tanto come Robinson. Ne sapeva lui di storie, di vere e meno vere. Le aveva d'altra parte già parlato a lungo dell'America e dei tropici. Era perfetto. C'ero stato anch'io in America e ai tropici. Ne sapevo anch'io di storie, mi ripromettevo di raccontarne. Ebbene, a forza di viaggiare insieme con Robinson, che eravamo diventati amici. La lanterna si spegneva. L'abbiamo riaccesa 10 volte mentre davamo una sistemata a passato e avvenire. Mi tirava via le mani dai seni che aveva anche troppo sensibili. Comunque, poiché la vecchia Ruil sarebbe tornata da un minuto all'altro da colazione, abbiamo dovuto tornare alla luce su per la piccola rampa ripida, fragile e scomoda come una scala a pioli. Me ne sono accorto. Per via di quella scaletta così smilza e traditrice, Robinson non scendeva spesso lui nella grotta delle mummie. A dire il vero, restava piuttosto davanti alla porta a fare un po' di imbonimento coi turisti e ad allenarsi a ritrovare la luce, qua e là, attraverso gli occhi. Nelle profondità, in quel frattempo, se la sbrogliava la vecchia Ruil. Lavorava per due, in realtà, con le mummie. Infiorava la vista dei turisti con dei discorsetti sui suoi morti in pergamena. Non fanno per nulla impressione, signore e signori, perché sono stati conservati nella calce, come si può vedere, e da più di 5 secoli. La nostra collezione è unica al mondo. La carne evidentemente è sparita. Solo la pelle gli è rimasta addosso, ma è come conciata. Sono nudi, ma non indecenti. Come potete notare, un bambino è stato sotterrato insieme alla madre. È bene conservato anche lui, il bambino. E quello spilungone là con la camicia e i merletti che sta dopo. Ancora tutti i denti. Prego notare! Lei gli batteva ancora sul petto a tutti per farla finita e quello faceva come un tamburo. Vedano, signore e signori, che a questo non gli resta che un occhio, tutto secco, e la lingua che è diventata anche quella come cuoio. Ci picchiava sopra. Fa vedere la lingua, ma non è ripugnante. Potete dare quello che volete uscendo, signore e signori. Ma di solito si danno 2 franchi a persona e la metà ai bambini. Potete toccarli prima di andare. Rendetevi conto da soli, ma non toccate troppo forte. Mi raccomando, sono tutto quel che c'è di fragile. La vecchia Ruil aveva pensato di aumentare i prezzi, arrivando. Era solo questione di intendersi col vescovado. Però la cosa non era del tutto pacifica, per via del prete di Saint-Éponine che voleva prelevare un terzo delle entrate. Solo per lui. E poi anche di Robinson, che protestava di continuo perché lei non gli dava abbastanza ristori, trovava lui. Ma l'ha fatto su, concludeva lui, fatto su come un topo. Ancora una volta non ho proprio culo. Bel trigo che è però la grotta per la vecchia. E lei si riempie le tasche, la carogna, te lo dico io. Ma tu non ci hai messo dei soldi nella faccenda, obiettavo io per calmarlo e fargli capire. E ti danno da mangiare bene. E si occupano di te. Ma ero ostinato come un calabrone, Robinson, da quel vero tipo di perseguitato che era. Non voleva capire, non voleva rassegnarsi. Tutto sommato, sei uscito niente male da una fottutissima sporca faccenda. Non lamentarti mica, andavi direttamente alla Cayenna se non ti avessero dato un dirizzone. Ed ecco che ti lasciano a far planella. E ti sei trovato in più la piccola Madeleine, che è carina e che ti vuol bene, malato come sei. Allora cos'è che vieni a lamentarti, soprattutto adesso che gli occhi vanno meglio? Hai l'aria di dire che non so nemmeno di cosa mi lamento, eh? Rispondeva allora lui. Ma sento che devo lamentarmi lo stesso. È così. Non mi resta che questo.
te lo dico io, è la sola cosa che mi permettono, non sono mica obbligato di ascoltarmi. Di fatto non la smetteva di fare Geremia di appena eravamo soli. Ero arrivato a paventare quei momenti di confidenza, lo guardavo coi suoi occhi strizzati, che trasudavano ancora un po' di sole, e mi dicevo che dopo tutto non era simpatico, Robinson. Ci sono degli animali fatti così. Hanno un bell'essere innocenti e sventurati e tutto, si sa, a uno gli stanno antipatici lo stesso. Mi manca qualcosa. Avresti potuto crepare in prigione. Tornavo alla carica io, solo per farlo riflettere ancora. Ma ci sono stato in prigione io. Mica è peggio di dove sono adesso. Tu sei indietro. Non me l'aveva detto questo che era stato in prigione. Era dovuto capitare prima che ci incontrassimo, prima della guerra. Lui insisteva e concludeva, c'è una sola libertà, te lo dico io, solo una, è vederci bene per prima cosa e poi avere della grana da riempirsi le tasche. Il resto sono palle. Dov'è che vuoi arrivare alla fin fine? Gli facevo io, quando uno lo sfidava formalmente, così, a decidersi, pronunciarsi, dichiararsi per davvero, si gonfiava e dire che era il momento che la faccenda diventava interessante. Mentre Madeleine durante il giorno se ne andava al suo laboratorio e la vecchia Ruil faceva vedere i suoi avanzi ai clienti, andavamo, noi, in un caffè sotto gli alberi. Ecco, un posto che gli piaceva proprio il caffè sotto gli alberi, a Robinson, probabilmente a causa del rumore che facevano proprio sopra gli uccelli. Quanti ce n'erano di uccelli, soprattutto verso le 5 quando tornavano al nido, tutti eccitati dall'estate. Si abbattevano allora sulla piazza come un temporale. Raccontavano perfino in proposito che un parrucchiere che aveva il negozio lungo il giardino ne era diventato matto, solo a sentirli pigolare tutti insieme per degli anni. Ed era vero che non ci si sentiva più a parlare, ma era allegro lo stesso, trovava lui, Robinson. Se solo lei mi desse regolarmente 4 soldi a visitatore, lo troverei giusto. Ci tornava ogni quarto d'ora sul suo cruccio. Nel frattempo i colori del passato sembravano tornargli in qualche modo, anche delle storie, quelle delle compagnie Pruderie in Africa, tra le altre, che avevano conosciuto bene tutti e due, e delle brutte storie che non aveva ancora mai raccontato. Non osava forse, era abbastanza segreto in fondo, perfino misterioso, quanto al passato. Era soprattutto di Molly, io, che mi ricordavo bene, quando ero dell'umore giusto, come dell'eco di un'ora che suona in lontananza, e quando pensavo a qualcosa di gentile, subito pensavo a lei. Dopotutto, quando l'egoismo ci molla un po', quando è venuto il tempo della fine, in fatto di ricordi si tengono in cuore solo quelli delle donne che gli uomini li amavano davvero un po', non uno solo, anche se sei tu, ma tutti. Rientrando la sera dal caffè, avevamo combinato niente, come dei sottufficiali in pensione. In stagione i turisti non finivano mai. Si trascinavano alla grotta e la vecchia Ruil riusciva a farli divertire. Il prete era un po' nervoso su sti scherzi, ma poiché beccava più di quel che gli veniva, non rifiatava e poi, in fatto di battutacce, si capiva niente. Valeva comunque la pena vederla e sentirla, la vecchia Ruil, in mezzo ai suoi cadaveri. Lei te li guardava in piena faccia, lei che non aveva paura della morte, e così rugosa, così raggrinzita lei stessa, che era come una di loro con la sua lanterna quando veniva a cianciargli dritto su quella loro specie di faccia. Quando rientravamo a casa, che ci riunivamo per la cena, si discuteva ancora sulle entrate e poi la vecchia Ruil mi chiamava il suo piccolo dottor Sciacallo per le storie che c'erano state tra noi a Ransì. Ma tutto questo in tono di scherzo, ben inteso. Madeleine se la battava in cucina. L'alloggio dove stavamo non prendeva che una luce smunta, succursale della sacrestia, molto stretta, intramezzata di putrelle e recessi polverosi. Comunque, faceva notare la vecchia, malgrado ci faccia per così dire notte tutto il tempo, uno trova lo stesso il letto, la tasca e anche la bocca, e tanto basta. Dopo la morte del figlio, non s'era rattristata per molto.
È sempre stato delicato, mi confidava una sera in proposito. E io, guardi, che ho 76 anni, però non mi sono mai lamentata. Lui si lamentava sempre. È una cosa che aveva. Identico al vostro Robinson, per farle un esempio. Così la scaletta della grotta è dura, vero? La conosce? Certo che mi stanca, ma ci sono giorni che mi frutta fino a 2 franchi ogni scalino. Ho fatto i conti. Vabbè. Per quel prezzo lì salirei, se me lo chiedessero, fino al cielo. Lei ci metteva molte spezie nelle nostre cene, la Madelon, e anche salsa di pomodoro, roba coi fiocchi, e del rosé. Anche Robinson si era dato al vino a forza di stare nel Midi. Ma aveva già raccontato tutto, Robinson, di quel che era capitato dopo il suo arrivo a Tolosa. Non lo ascoltavo più. Mi deludeva e infastidiva un po' a dirla tutta. Sei un borghese, ho finito per concludere, perché per me non c'era ingiuria peggiore all'epoca. Non pensi in definitiva che hai soldi. Quando tornerai a vederci sarai diventato peggio degli altri. A trattarlo male non si seccava. Si sarebbe fin detto che gli ridava coraggio. Sapeva bene che era vero, d'altronde. Sto ragazzo, mi dicevo io, è sistemato adesso. Non bisogna più preoccuparsi per lui. Una donnetta un po' violenta, un po' viziosa, niente da dire, ti trasforma in un uomo che non lo riconosci più. Robinson, mi dicevo ancora, per un bel pezzo l'ho preso per un avventuroso, ma non è che è un magnaccia. Cornuto no, cieco no, tutto lì. In più la vecchia Ruill l'aveva subito contagiato con la sua smania di economie e poi la Madelon con la sua voglia di matrimonio. Allora eravamo a posto. Aveva quel che si meritava, specie perché prendeva gusto alla piccola. Io ne sapevo qualcosa. Mentirei anzitutto a dire che non ero un po' geloso. Non sarebbe giusto. Con Madelon ogni tanto ci trovavamo dei ritagli di tempo prima di cena in camera sua. Ma non era facile concertare quegli incontri lì. Dicevamo niente, eravamo quel che c'era di più discreto. Non bisogna credere per questo che lei non l'amava, il suo Robinson. Questo aveva niente a che farci insieme. Solo che lui giocava al fidanzato, mentre lei, con la stessa naturalezza, giocava alla fedele. Tra loro la sentivano a quel modo. Il tutto in cose del genere è capirsi. Aspettava d'essere sposato per toccarla, mi aveva confidato lui. La pensava così. Dunque a lui l'eternità e a me l'immediato. D'altra parte, mi aveva parlato di un progetto supplementare per sistemarsi in un ristorantino con lei e piantare la vecchia Ruill. Tutto dunque sul serio. Lei è carina, piacerà alla clientela, prevedeva lui nei suoi momenti migliori. E poi l'hai assaggiata la sua cucina, eh? Non le fa paura di nessuno per la bucolica. Pensava anche di poter scroccare un piccolo capitale iniziale alla vecchia Ruill. A me andava anche bene. Ma prevedevo che sarebbe stata dura convincerla. Vedi tutto rosa, gli facevo notare io, solo per calmarlo e farlo riflettere un po'. Di colpo si metteva a piangere e mi dava dello schifoso. Insomma, non bisogna scoraggiare nessuno e ammettevo di colpo di aver torto e che a me era l'umor nero in fondo che mi aveva rovinato. La faccenda che sapeva fare prima della guerra Robinson era l'incisione su rame, ma adesso non voleva più saperne, a nessun costo. Liberissimo. Coi miei polmoni e di molta aria che ho bisogno, capisci? E poi, prima cosa, i miei occhi non saranno mai come prima. Non aveva torto in più di un senso. Niente da obiettare. Quando passavamo insieme per le strade frequentate, la gente si voltava a compiangerlo, il cieco. Non ce n'ha di pietà la gente, per gli invalidi e i ciechi. Non si può dire che ha dell'amore di riserva. L'avevo proprio sentito molte volte, l'amore di riserva. Ce n'è moltissimo. Non si può dire il contrario. Solo è una disgrazia che resti così carogna con tanto amore di riserva, la gente. Non viene fuori. Ecco tutto. È preso dentro. Resta dentro. Gli serve a niente. Ci crepano dentro d'amore. Dopo cena Madelon si occupava di lui, del suo Leon, come lei lo chiamava. Gli leggeva il giornale.
Lui andava matto per la politica adesso e i giornali del Midi avevano la scarlattina della politica e di quella violenta. Intorno a noi la sera, la casa sprofondava nella cianfusaglia dei secoli. È il momento, dopo cena, in cui le cimici scendono in campo, il momento di provare su di loro, le cimici, gli effetti di una soluzione corrosiva che volevo cedere più tardi a un farmacista per farci un piccolo guadagno. Un affaretto. La vecchia Heruil la distraeva il mio truschino e mi assisteva nei miei esperimenti. Andavamo insieme di nido in nido, nelle fessure, nei recessi, a vaporizzare i loro sciami col mio vetriolo. Quelle schizzavano e sparivano sotto la candela che mi teneva con grande attenzione la vecchia Heruil. Mentre stavamo a lavorare si parlava di Ranzì, solo a pensarci a quel posto là mi veniva mal di pancia. Ci sarei proprio restato a Tolosa per il resto della mia vita. Non chiedevo di più in fondo. La pagnotta assicurata e un po' di tempo per me. La felicità, insomma. Ma dovetti comunque pensare al ritorno al Rusco. Il tempo passava, il premio del prete anche, e i risparmi. Prima di partire ho voluto dare ancora qualche lezione e qualche piccolo consiglio a Madeleine. Certo è meglio dare dei soldi quando si può e si vuol fare del bene. Ma può anche essere utile star sul chi vive e sapere esattamente come comportarsi, e specialmente quel che si rischia scopando da destra e a sinistra. Ecco quel che mi dicevo, soprattutto in fatto di malattie. Lei mi faceva un po' di paura, Madelon. Scafata, certo, ma quanto c'è di più ignorante in fatto di microbi? Mi lancio dunque in spiegazioni assolutamente dettagliate su quel che lei doveva controllare accuratamente prima di rispondere a delle gentilezze. Se era rosso, se ci aveva una goccia in cima, insomma le cose classiche che bisogna sapere, estremamente utili. Dopo che è stata ad ascoltarmi per bene, a lasciarmi parlare per bene, protestò per la forma. Ha fatto anche una specie di scena. Che lei era seria, che era un'infamia da parte mia, che mi ero fatto di lei un'opinione spaventosa, che non era perché con me, che la disprezzavo. Che gli uomini sono tutti schifosi. Insomma, tutte le cose che dicono le signore in quei casi lì, bisognava aspettarselo. Un paravento. La cosa importante per me era che lei avesse ascoltato per bene i miei consigli e si ricordasse l'essenziale. Il resto non aveva alcuna importanza. Avendomi capito benissimo, poiché in fondo la rendeva triste, era pensare che si potesse prendere tutto quello che le raccontavo solo con la tenerezza e il piacere. Aveva un bell'essere un fatto naturale. Lei mi trovava ripugnante come la natura e questo l'offendeva. Non ho più insistito, salvo parlarle ancora un po' dei preservativi, così comodi. Alla fine, per fare gli psicologi, cercammo di analizzare un po' il carattere di Robinson. Non è proprio che sia geloso, mi disse lei allora, ma ha dei momenti difficili. Va bene, ho risposto io e mi sono lanciato a definire il carattere di Robinson, come se lo conoscessi io, il suo carattere, ma mi sono accorto subito che non lo conoscevo quasi Robinson, tranne qualche grossolana particolarità del suo carattere, niente di più. È incredibile com'è difficile immaginarsi quel che può rendere una persona più o meno simpatica agli altri. Uno vuole essere utile in qualche modo, stare dalla sua e balbetta. Una pena, fin dalle prime parole, si brancola nel buio. Ai nostri giorni fare il labbrouillère non è comodo. Tutto l'inconscio ti si squaglia davanti come ti avvicini.